Allora, ragazzi, nuovo video con questa voce, mi sono scritta tutto. Come leggete dal titolo, nuovo video, tag con tre ragazze, a parte me, due ragazze, Ilenia Pauciullo, vi lascerò il link del suo canale, e Alessandra, la dea del relax and more. Ciao bellezze, un bacione, vi adoro. Allora, iniziamo subito perché ci sono un sacco di domande. Quattro domande le ho scritte Ilenia, quattro domande le ha scritte Alessandra, quattro domande le ho scritte io e rispondiamo a tutte. Prima Ilenia e io, poi Alessandra le domande e poi le mie domande, senza dire domande di Alessandra, domande mie, ma ve lo dico adesso e iniziamo. Prima domanda. Sono state delle bellissime domande, sia quelle di Alessandra sia quelle di Ilenia, volevo dirlo. Le mie sono un po' banalotte. Però vabbè, abbiamo ideato un nostro video tag, sono contentissima. Ciao bellezze, vi adoro, vi voglio bene. Prima domanda, a che età il primo bacio? Allora, bellissima questa domanda, mi piace un sacco. 17 anni e mezzo. Sì, 17 anni, sì, comunque sì, a 17 anni. Il mio primo ragazzo è stato a 17 anni, l'ho conosciuto. E quindi sì, 17 anni. Andavi bene a scuola? Dipende, in matematica no. Perché odiavo la matematica, l'ho sempre odiata, ho sempre avuto 5 o 6, a volte anche dei 4 mi pigliavo, e ammazzate. Però vabbè, succede a tutti. E invece in Italia... invece in italiano avevo 7, a volte anche 8, in francese alle medie avevo sempre 8, quasi sempre, poche volte avevo 6, sempre 7 o 8. Se non sbaglio, e poi in storia dell'arte anche avevo sulla media del 6-7, comunque buono, sufficiente, più che sufficiente direi, quindi sì. A parte matematica, educazione fisica che non mi è mai piaciuta, non mi sono mai piaciute come materie, per il resto sì, andavo abbastanza bene, ecco, diciamo così. In disegno non è che ero proprio una cima, perché non mi è mai piaciuto disegnare, non sono neanche capace a disegnare. Ho fatto una scuola sia di grafica pubblicitaria, però non mi piace disegnare, non sono capace a disegnare. Ho scelto quella scuola lì per fare poi la fotografa, infatti ho preso la specializzazione in fotografia. Comunque vabbè, vai d'accordo con i tuoi genitori? Adesso sì, prima no. Basta, non entriamo in dettagli. Quarta domanda, hai mai tradito un uomo? No, nessuno. Io sì, sono stata tradita sia in amore che in amicizia, purtroppo, come tutti noi, credo, ma io non sono una che tradisce, non ho mai tradito, assolutamente, stavo pensando perché non ho memoria, ma non ho mai tradito, assolutamente no. No, direi di no. Io... sono una che cerca sempre di non far star male le altre persone, ecco. Ma qui si potrebbe aprire un altro lungo discorso, quindi vabbè, andiamo avanti. Non ho mai tradito nessuno, soprattutto nessun uomo, ecco. Poi, hai mai scritto un SMS ad una persona perché non avevi coraggio di dire le cose a voce? Distinto mi verrebbe da dire no. Io scrivo i messaggi perché mi va di scriverli, ma se la persona ce l'ho di fianco o comunque posso vederla dal vivo, face to face, perché devo scrivergli un messaggio? No, mi sembra che non ho mai fatto una cosa del genere, che non è che sia così grave, non è grave anzi, però non l'ho mai fatta, no, questa cosa direi che non l'ho mai fatta. Io ho sempre parlato a voce, magari girandoci anche un po' intorno, quando erano degli argomenti delicati, però ho sempre parlato a voce con le persone. I messaggi li uso quando magari io ho persone lontane, come Ilenia, come Alessandra, che non posso vederle dal vivo perché siamo lontanissime, e quindi ci mandiamo i messaggi. Come Francesca anche, che sta lontana, come Loredana, che sta lontana, come tutte persone che comunque non ho qui, nel paese o nella città dove vivo io, non possiamo vederci perché siamo lontane, appunto, e ci mandiamo i messaggi. O WhatsApp o messaggi scritti, ecco. Ma diversamente io... sì, mi piace mandare i messaggi, mi piace più che chiamare mandare messaggi. Chiamare invece di chiamare mando i messaggi, tantissimi messaggi, sia vocali che non, su WhatsApp soprattutto. Però non ho mai scritto un SMS ad una persona perché non avevo coraggio di dire le cose in faccia, a voce. No, questo no. Forse magari succederà più avanti, non lo so, ma fino ad ora non è mai successo. Che io mi ricordo, direi di no. Se devi fare qualcosa di importante, tipo esami, affari di lavoro, eccetera, porti con te un portafortuna? Allora, per gli esami non avevo nessun portafortuna,
per l'esame di maturità soprattutto, non avevo nessun portafortuna. Mi sembra di ricordare che non avevo niente di speciale, ecco, diciamo, forse il braccialetto di mia nonna, sì, forse quello che era il mio portafortuna, ma all'epoca neanche lo sapevo che mi portasse fortuna, cioè sono io che dico che mi porta fortuna, ma non è successo niente che mi abbia fatto capire che quel bracciale mi porta fortuna. Non ve l'ho mai fatto vedere, vabbè, è una cosa comunque privata, personale, non ve la faccio vedere, ma ho un braccialetto che credo mi porti fortuna perché è di mia nonna che non c'è più. Però non sono neanche tanto convinta che sia veramente un portafortuna, nel senso che la fortuna dipende da noi, forse, non lo so, è un discorso lungo questo. Comunque sì, quel braccialetto l'ho sempre usato, anche senza rendermi conto che mi portasse veramente fortuna, pensavo magari la fortuna me la portassi da sola, ma no, adesso forse ho capito che era quel braccialetto lì che mi ha portato fortuna in certe occasioni, e sì, ho un braccialetto comunque che mi porta fortuna, che io credo che mi porti fortuna, io spero che sia mia nonna lassù dall'alto che mi porti fortuna, ecco, più che il braccialetto, che mia nonna che ci mette la mano ogni tanto su di me e dice ah sì, ti accolgo io, ti supporto io, ti aiuto io, ecco, più che il braccialetto spero che sia lei dall'alto che mi controlla, che mi guarda, che mi aiuta quando ho bisogno. Però comunque sì, ho un oggetto che mi sembra abbastanza importante, che uso molto spesso, se non sempre, quando ho qualcosa di difficile, di complicato, di nuovo da affrontare. Sì, ecco, diciamo così. Hai mai avuto amicizie esclusivamente per secondi fini? Allora, qui un altro bel discorso, brava Alessandra, delle belle domande, tra te e Ilenia siete bravissime a inventare domande. È bellissimo sto video. Allora, io dalla mia parte non ho mai avuto secondi fini nei confronti di nessuno. Sarò troppo perfetta? No, non sono perfetta, assolutamente. Però non volevo secondi fini da parte di nessuno, ecco. Per me erano tutti amici, per me erano tutte amiche, per me erano tutti innamorati di me, i primi fidanzati che ho avuto, soprattutto credevo veramente che fossero innamorati, che non avessero secondi fini, sia i miei fidanzati, sia le mie ex amiche. Pensavo e speravo che non avessero secondi fini nei miei confronti, almeno loro, perché io nei loro confronti non avevo secondi fini. Ma non era così. Ho poi scoperto alla fine che molte persone tra amici e ex ragazzi, nel mio passato, finora, molte persone avevano secondi fini con me. Non solo fisici, ma proprio che magari mia madre mi ci portava in giro, che potevo dormire da loro, quindi ne approfittavano, ecco. Soprattutto molte amiche, tra virgolette, perché quelle non sono amiche vere. Comunque, gente che ne approfitta non mi piace, ecco, diciamo così. Gente che sta con me solo per secondi fini, per dormire con me o per sfruttare l'occasione che mia madre ha la patente, che ci porta in giro, che fa la taxi, eccetera, eccetera, non mi piace, non è un'amicizia vera quella. Comunque, sì, ecco, ho avuto persone che con me avevano secondi fini, ma io non me ne sono mai accorta, ecco, diciamo così. E adesso ho chiuso i ponti, piuttosto sto da sola che con persone che mi usano solo, come un fazzoletto, cioè... ti offro una cena, mangiamo, dormiamo insieme, usciamo, mia madre ci accompagna lì, ci accompagna là, ci porta su, ci porta giù, ringrazi perché sei gentile, ok, e poi finisce lì, non ricambi, cioè se qualcuno mi invita a cena, poi lo invito io sono fatta così, non tutti sono come me, sarò pure cattiva, maltratto tutti, dirò santo subito, eccetera, però io sono fatta così, ecco, non tutti sono come me su questa cosa, quindi sì. Ho avuto amicizie per secondi fini, ma non perché volevo io, ma perché le persone che ho avuto, molte persone che ho avuto, non tutte fortunatamente, ma comunque vabbè, è finita lo stesso, molte persone avevano secondi fini nei miei confronti. Io non ho mai avuto secondi fini nei confronti di nessuno. Io se parlo con Francesca non ho secondi fini, non voglio sfruttarla. Io se parlo con Ilenia o con Alessandra non voglio secondi fini, non ho secondi fini. Ecco, sono... voglio un'amicizia sincera, vera, normale, semplice, con loro e basta. Reale, magari anche vederci dal vivo sarebbe bello, prima o poi e basta. Non voglio niente, non voglio che mi invitino a cena da loro, che dormo da loro. Non voglio sfruttarle, non sono degli oggetti, sono delle persone. Quindi ho nominato loro perché sono le prime persone che mi vengono in mente, perché parlo sempre con loro, anche su WhatsApp. Però in generale non voglio persone che mi sfruttano, che mi usano o che dormono da me, no, non voglio. Non voglio persone che hanno secondi fini, né come amici, né come amiche, né come altre
cose, fidanzati o innamorati o altre cose. Se dovessi vincere un premio in denaro, puntini puntini, cosa faresti? Dipende quanto, che cifra è. Ecco, perché se magari la cifra è bassa, me la posso tenere. Tipo se 50 euro, diciamo così. Ecco, vabbè, 50 euro. Se vincessi anche solo 50 euro, me li tengo io. Se vincessi magari 5.000 euro, 50.000 euro, allora un po' li posso dare a chi ha più bisogno o ai miei genitori per aiutarli se hanno bisogno e poi qualcuno se rimane per me me lo tengo io. Tipo aiuterei magari gli ospedali che adesso hanno bisogno, ma anche prima di questo periodo brutto con il virus avevano bisogno, anche prima gli ospedali. Aiuterei i bambini che hanno delle malattie a riuscire a curarli, aiuterei magari lo zoo a liberare gli animali, lasciarli liberi nella natura invece di rinchiuderli nella gabbia, pagherei per far uscire gli animali dallo zoo praticamente e aiuterei i miei genitori, la mia famiglia, chi ha bisogno di soldi, non li voglio aiutare solo economicamente, ma avessi una cifra bella sostanziosa aiuterei chi ha bisogno e poi se rimane per me qualche soldo me lo tengo, diciamo così. No, è così, non diciamo. Poi, le mie domande. Allora, ti sei mai sentita sola anche in mezzo a tanta gente? Sì, assolutamente sì, purtroppo mai così. Ti è mai capitato di sentirti cadere mentre dormi? Adesso non più tanto, ma un bel po' di anni fa mi è successo, assolutamente sì. Ed è bruttissima, è una sensazione orribile. Sentirmi cadere quando sono nel letto o nel divano, comunque che mi sono appisolata, che mi sono addormentata, mi sento cadere per terra con gli occhi chiusi, mi sveglio. Sembra di stare in un incubo, è veramente bruttissimo. Ti sei mai sentita in imbarazzo in qualche momento particolare della tua vita, tipo feste di compleanno, in pizzeria, eccetera, eccetera? Qui potrei fare un video a parte, come anche per rispondere alle altre domande. Ho risposto in breve perché già siamo a 12 minuti, però sì, mi sono sentita molte volte in imbarazzo, assolutamente, perché io sono timida, molto, molto timida, magari. A volte parlo anche ad alta voce e c'è gente che mi sente, mi guarda male, dice questa qua con chi parla? Sembra che parlo da sola certe volte, quindi vabbè, sono pazza, sono strana. Però sì, molte volte mi sento in imbarazzo quando esco, anche solo quando sono a casa. Che magari io ragiono, invece che ragionare mentalmente, ragiono a voce alta e mi escono delle frasi tipo, ah, hai visto, domani devo fare così, hai visto quella, hai visto, ah, devo andare lì a mangiare, adesso dobbiamo mangiare, e invece di pensarlo mentalmente mi esce dalla bocca, ci sono delle persone intorno e dicono questa pazza con chi parla da sola, cioè è stupida completamente. Vabbè, sì, molte volte mi è successo di sentirmi in imbarazzo. Ultima domanda, ti hanno mai criticato per qualcosa che non sapevi fare? Sì, più di una volta, lasciamo perdere, ma alla fine li hai fatti ricredere? Sì, quasi su tutto quello che mi avevano criticato, quasi su tutto, non su tutto, quasi su tutto quello che mi avevano criticato, li sto facendo ricredere, li ho fatti ricredere su tante cose, anche se le persone che mi criticano non smetteranno mai di criticare, ecco, secondo me è così. Anche se sei perfetta, ti criticheranno lo stesso, è inutile, perché ci sarà sempre qualcosa di sbagliato. Se lavi i denti, li hai sporchi lo stesso, se ti metti male al rossetto non va bene, se ti tocchi troppo i capelli, sei viziata, sei gasata, se critichi non va bene, se mangi non va bene, se leggi non va bene, se canti non va bene, ogni cosa che fai non va bene. E quindi lasciamoli criticare. Boh, basta. Ognuno si faccia la propria vita, io cerco di non far male a nessuno, di non dar fastidio a nessuno. Comunque sì, molte cose non le sapevo fare e sto imparando a farle in cucina, ma non solo in cucina in generale. In tanti ambiti mi sto ricredendo anch'io perché pensavo di non essere capace a fare niente, invece sto imparando a fare tante cose. Nessuno nasce imparato. Quindi chi sbaglia, sbagliando si impara. Io sbaglio tantissime volte, sto imparando a fare tantissime cose e andrò avanti sempre così. Sì. Nella vita si sbaglia, si impara, si sbaglia, si impara, si cade, ci si rialza e si va avanti. Finisco qui il video, ragazzi. Grazie Alessandra, grazie Ilenia per le domande che mi avete mandato e mi avete scritto. Non vedo l'ora di vedere il vostro video e grazie per la collaborazione. Un mega abbraccio. Spero tutti voi che abbiate visto questo video che vi sia piaciuto. E a presto. Ciao!